Eric Washington, il numero 15 Nicholas Donovan, il numero 19 Joey Bird, il numero 20 Federico Molari, allenatore Giampiero Ticchi, per accordi vari Roseto, allenatore Phil Melillo, il numero 4 George Gilmore, il 5 Antonello Ruggero, il 6 è Gerben Van Dor, il numero 10 Stefano Truia, il 13 Super Mario Boni, il numero 14 Jan Lockhart, il numero 15 Pete Guarasci, il numero 16 Jeff Shepard, il numero 18 Paceman, il numero 20 Charlie Francesco Poiera. Si inizia a giocare in questo anticipo televisivo proprio con la VIP in attacco. Diamo un'occhiata ai quintetti. Coach Ticchi ha schierato Mauro Morri, Eric Washington, Federico Molari, Stefan Čosić e Glenn Secunda. Ed è proprio Eric Washington che tenta il primo movimento offensivo e commette infrazione di passi. Per quel che riguarda l'accordo di Vare Roveto, in campo ci sono tre Mori. Uno è il Bamens, Jan Lockhart con il numero 14. Qui c'è il playmaker George Gilmore con il numero 4, Stefano Truia con il numero 10, insieme a loro Mario Boni che riceve e gioca la sua prima palla e Pete Guarasci. Intanto c'è il primo fallo di Mauro Mori sul tentativo di penetrazione di Mario Boni. Simone, è una partita difficilissima per la VIP e perché deve fare a meno ancora di un extracomunitario e perché la Cordivari è comunque una squadra che subito si è messa alla ribalta. Cordivari è una grande squadra, senza dubbio, numerose potenzialità, soprattutto può contare su tre extracomunitari, anche se solamente due possono essere in campo. Di conseguenza sarà una partita veramente difficile per i padroni di casa della VIP, che dovrà ancora appunto fare a meno dell'americano Tony Dumas, che dovrebbe essere proprio lui a prendere le redini di Rodney Buford. E a proposito di extracomunitari, sul perché la VIP ne può schierare solo uno, ma ce ne sono ben due accomodati sulle poltroncine del Palasport Flaminio. Il primo è James Lamont Scott, che è arrivato qua mercoledì sera direttamente dal campionato francese. Mentre Rimini rischia di perdere palla, la perde. C'è l'infrazione di piede. E il secondo, che è arrivato proprio ieri sera dopo un tiro e molla durato 10 giorni, è probabilmente colui che rappresenterà, se avrà una buona condizione di forma, il dopo Buford. Tony Dumas, arrivato direttamente da Dallas, dal Texas, proprio ieri sera, via Francoforte, ha tirato Bologna verso le 18. Intanto Secunda tenta la prima tripla, il tiro corto, Mori va a prendere, a strappare l'ottimo pallone a centro area, converte in due punti ed è perfetta parità dopo un minuto di gioco. Due Cordivari, due VIP. Diciamo Tony Dumas, che è proprio qua con un look da corsaro nero, bandana grigia e orecchino circolare di dimensioni gigantesche. Intanto Gilmore prova la tripla. George Gilmore ha firmato i primi 5 punti della Cordivari e Gilmore è un fattore nella formazione dell'allenatore del New Jersey Phil Melillo, perché quando Gilmore realizza più di 20 punti la Cordivari vince. Intanto Washington spara la tripla. Quando Gilmore sta sotto i 15 la Cordivari perde. L'uomo più pericoloso della Cordivari, al di là di questo inizio spettacolare di George Gilmore, è sicuramente Mario Boni, il capocannoniere della Serie A1, 38 anni, i primi due punti per lui. Sì, Boni è veramente un gran giocatore, tira con alte percentuali, 51,4 da 2 e il 47,5 pat, è sicuramente il giocatore più importante degli ospiti. Vediamo gli accoppiamenti difensivi, Secunda viene seguito, intanto Washington spara un'altra tripla, colpisce il primo, però rimbalzo di Federico Molari, la VIP resta in zona d'attacco, non trova spazio per la penetrazione, torna la palla fuori per Mauro Mori, Molari è libero per una buona finta, arresto e tiro, rimbalzo Pete Guarasci. Ora Gilmore a guidare, salta benissimo Federico Molari, punto numero 7, Cordivari 9, VIP 5 dopo 2 minuti e 26 secondi e Federico Molari non riesce a contenere la rapidità di gambe del playmaker della Cordivari Roseto. Negli accoppiamenti vediamo le cose abbastanza particolari, mentre Mauro Mori tenta di scaricare un'ottima palla per Stefan Čosić, che Phil Melillo ha deciso di accoppiare nella metà campo difensiva Glenn Secunda, un giocatore molto fisico come Pete Guarasci, lasciando Lockhart a discutere con Stefan Čosić.
E ancora Washington, un'altra tripla, 2 su 3 per Eric Mori Washington. E la Vipa ritorna a meno 4. A meno 1, scusate, 9 a 8. Sono passati solo 3 minuti di questa gara che ha tutti i sacri crismi. Un incontro difficilissimo per entrambe le formazioni. Intanto Eric Washington, che ovviamente si cura del giocatore più pericoloso di Roseto, Mario Boni, commette il suo primo fallo. Questo potrebbe essere un duello a eliminazione, il miglior difensore della VIP contro il migliore attaccante di Roseto. Riceve ancora Mario Boni, c'è il blocco di Lockhart, gioca uno contro uno, Mario Boni, punto numero 4. E i punti di Roseto, come era lecito aspettarsi, sono arrivati dal perimetro, dei giocatori perimetrali, Gilmore e Mario Boni. Ancora Washington, c'è l'aiuto difensivo di Lockhart, buono il movimento di Eric Washington. C'è l'errore al tiro, a rimbalzo, Stefan Čosić viene spintonato da Jan Lockhart. E il primo personale anche per il giocatore Bahamense, c'è il primo cambio per la... I primi, coach Tick chiama in panca Stefan Čosić, mette dentro un giocatore molto più rapido fisicamente, molto più veloce come Joey Bird. Intanto Roseto recupera palla, può andare in contropiede, spinge Mario Boni, lo scarico per George Gilmore, l'errore, la palla viene recuperata di Joey Bird ma commette infrazione. Allora i piedi fuori dal campo e quando è rientrato ha preso un possesso palla, quindi resta Roseto in zona d'attacco. Partita equilibrata, è anche facile che coach Tick abbia chiamato in panca Čosić per far pagare la rapidità di Joey Bird, un giocatore più statico come Jan Lockhart, quindi spingere Phil Melillo a spostare la marcatura molto fisica di Pete Guarasci su Glenn Sekou. Ora Roseto in zona d'attacco cerca di ricevere Mario Boni, ancora a Truia che rivuole il pallone, chiama lo schema, fa schierare i compagni, lo marca Morri, è pronto Guarasci per il pick and roll ma a Truia trova Lockhart che spara la tripla, rimbalzo Glenn Sekou. Ora Glenn che prova ad andare in penetrazione, tiro salendo le scale, l'errore, rimbalzo di Guarasci che spinge subito il contropiede di George Gilmore che affonda una schiacciata devastante. 5:56 dal termine del primo quarto con Cordivari avanti di 5, 13 Roseto, 8 VIP Rimini, entrano in campo le Pompon Girls. Hanno realizzato in questa prima parte del primo quarto Mauro Morri con 2 punti, Eric Washington con 6 punti per la VIP Rimini. Per Cordivari Roseto hanno segnato anche qui solamente 2 uomini, si tratta di Gilmore che ha realizzato 9 punti e Boni che invece ne ha realizzati 4. Sport Flaminio, caldo come mai non era stato in questo inizio di stagione. I tifosi della VIP hanno finalmente risolto il problema della curva e si sono appoggiati alla curva che fino alla scorsa partita interna era lasciata disponibile ai tifosi ospiti, plexiglass più basso, possibilità di tifare a squarciagola. Ma dall'altra parte sono presenti circa 500 rosetani che sostengono all'inverosimile la formazione abruzzese, quindi un pomeriggio molto caldo si prospetta qua al Flaminio fra le tifoserie. Washington spalla canestro, vuole sfruttare il suo movimento in uno contro uno, cerca l'aiuto George Gilmore ma Washington prende 2 punti. Ed è già 8 Eric che in questo momento sta prendendo il posto di Glenn Sekou che ancora è parcheggiato a 0 punti. Recupero di Joey Bird, può spingere Morri, è libero Washington, riceve Sekou che può giocare uno contro uno, canestro che subisce il fallo di Pete Guarasci, secondo personale del centro della nazionale canadese con passaporto italiano. E Glenn Sekou ha un addizionale che può pareggiare la gara dopo 5 minuti del primo quarto. Pizzico di fortuna, la palla
esce e la palla entra, sono i primi tre punti per Glenn Secunda, il quarto fallo di squadra per la Cordivare che così esaurisce il bonus. Per Rimini ce ne sono tre, ci prova subito Boni, la tripla di Super Mario Boni. E i punti di Roseto sono tutti di Gilmore e Mario Boni. Montaglio a centro area di Mori che riceve spalle a canestro, lo marca Boni che richiude la linea di passaggio, può spingere in contropiede George Gilmore. Mauro Mori commette a centrocampo il secondo fallo. Altro cambio di Ticchi, rientra Čosić, entra Bird. Ricordiamo che la VIP deve fare meno anche di Marco Marangoni che ha avuto un problemino proprio oggi, è schierato nei 10 Emanuele Benzi. Patruia, una finta, tentativo di penetrazione, rischia di perdere palla, vuole ancora l'uno contro uno, poi alla fine getta una palla proprio di fronte al proprio allenatore. De Rimini può tornare in zona d'attacco, sempre difesa uomo per la Cordivari. Morri riceve Secunda, la palla è giustamente di Roseto perché l'ultimo tocco di Glenn sull'anticipo di George Gilmore. Ancora Mario Boni va in penetrazione, inventa un altro canestro. Mario Boni, 38enne, l'unico 38enne che in Serie A1 ancora nelle mani la licenza di uccidere, e lo sta facendo. Grande Glenn Secunda. Rimini tenta in tutte le maniere di rimanere incollato una gara contro una Cordivari che è in gran forma. Patruia rischia di perdere un altro pallone. Ancora Gilmore, cambio difensivo, tentativo di gioco a due, passi di Locca. C'è il time out per la Cordivari a 3.32 dal termine della prima quarto di gioco sul 18-15 per Roseto. Nel frattempo Ticchi aveva già predisposto un cambio, probabilmente entrerà Raschi al posto di Mauro Mori. Roseto in gran forma, cerca di scappare, ma Rimini resta incollata, cerca di rimanere incollata alla partita, Simone. Sì, Rimini cerca di rimanere incollata alla partita, hai detto bene, infatti stanno tentando una difesa sempre più dura, anche se in realtà Washington sta un po' soffrendo lo scontro contro Boni. Tuttavia ancora solamente tre punti di distanza per le due squadre, ancora tutto da decidere. Chiaramente Giampiero Ticchi avrà qualcosa da dire ai suoi esterni, visto che Roseto fa punti solo con Gilmore e Boni. Chiaramente sono giocatori difficilissimi da marcare, ma una maggiore attenzione potrebbe creare dei problemi a una Cordivari in gran forma. Si riprende con Andrea Raschi sul parquet, ad uscire è stato Federico Molari. Quindi alza un pizzico l'esperienza il quintetto Washington, la tripla corta, ma si va a catturare il rimbalzo lungo, ancora in penetrazione il canestro e buono. Subisce anche il fallo della difesa Cordivari, Washington dovrebbe essere andato in doppia cifra, 10 punti per lui più un addizionale a disposizione. Secondo personale di Mario Boni. Molto importante la presenza di Eric Washington in questo inizio gara, visto che Secunda è abbastanza limitato. Eric Washington per il momento il migliore realizzatore dell'intera partita. Roseto 9 punti dai due esterni. Ci prova la tripla, la mette. Patruia. Secunda in penetrazione. Buono questo tentativo.
sono 7 punti anche per Glenn. C'è sempre lì, vicini nel punteggio. La partita che si preannuncia dai punteggi altissimi, 21-20, ancora la Fruia. Un altro bengala dietro l'arco dei 6-25. Per Rosetto hanno fatto canestro solo i tre piccoli. Sì, sì, hanno fatto canestro i tre piccoli, grande velocità di questi giocatori che sono riusciti a superare più volte dunque la retroguardia della VIP. La penetrazione di Gilmore, il fallo della difesa VIP. Morri già pronto per andarsi a sedere in panchina, è il primo personale intanto di Andrea Raschi. Gilmore andrà in linetta con due tiri liberi. Entra Federico Molari con George Gilmore, autentico peperino della Cordivari in lunetta. Uno su due rimbalzo Ćosić, va in doppia cifra il playmaker di Phil Melillo. Ćosić può giocare uno contro uno contro Lockhart, lavora bene e si va a prendere il fallo della difesa Cordivari. Primo personale del dell'uomo che fino a questo momento ha fatto impazzire la difesa della VIP, George Gilmore. Stefan Ćosić in lunetta con due personali può spingere la VIP fino al meno 3. A poco più di 120 secondi dal termine del primo quarto di gioco. Percorso netto per Stefan. Ceraschi su Gilmore. Molari cura Stefano Truia, mentre Washington ha una serrataccia di fronte, visto che si deve marcare Mario Boni. C'è la infrazione di passi di Charlie Foiera e Rimini recupera il pallone. Foiera marca proprio seconda, dice Veraschi. Viene chiuso bene dal raddoppio difensivo, la palla è buona per Ćosić che può andare a convertire a canestro l'assist di Andrea Raschi, il suo quarto punto. Questa gara Rimini ritorna ancora a meno 1. Rimini non molla, ma la Cordivari fa veramente vedere una gran bella palla canestro, come d'altronde Rimini in questo primo quarto molto spettacolare. Intanto Washington commette il suo secondo fallo e Boni va in lunetta. Dicchi alla panchina corta, ma non si preoccupa, entra Andrea Vitale. Che dalla sua solo pochi minuti in Serie A 1 entra proprio nel vivo, per la prima volta entra proprio nel vivo di una gara a questi livelli. Mario Boni 11, ancora più tre Cordivari. Gioco 2 fra Washington e seconda. Seconda da una gran palla sotto per Stefan Ćosić. Buona la serie del centro rumeno. Formazioni che in questo momento stanno giocando in maniera diametralmente opposta. Rosetto vuole i punti dagli esterni, Rimini li trova dai lunghi. Ci sarebbe un'infrazione di 3 secondi, grossa come una casa. Alla fine la coppia in grigio decide di fischiare un fallo ad Andrea Raschi, quindi George Gilmore andrà in lunetta con 3 tiri liberi a disposizione, perché il play della Cordivari era dietro l'arco dei 6-25. 36 secondi al termine del primo quarto, con la Cordivari che può raggiungere quota 30.
15 per Gilmore, 30 per la Cordivari, 26 per la Vetti. Maschi viene pressato da Gilmore, palle fuori per Čosić, Washington si alza per il Bengala. Washington sta giocando ha giocato un primo quarto di intensità straordinaria. In difesa chiaramente fatica contro un attaccante puro come Mario Boni. Pizzico di fortuna per Lockhart. Finisce il primo quarto con il tentativo da centrocampo di Andrea Raschi. La Cordivari ha realizzato 32 punti, la VIP 29. Cordivari in gran forma, VIP sta tenendo, è chiaro che se si continua a giocare su questi ritmi Rimini farà fatica perché ha la panchina corta e soprattutto Rimini dovrà cercare di limitare i tre esterni di Roseto che stanno facendo il diavolo a quattro in attacco. Sì, dovrà cercare di dare un freno alla velocità del gioco che sta premiando nonostante tutto lo spettacolo. Rimini ha la possibilità adesso di farsi nel secondo quarto cercando appunto di contenere soprattutto gli esterni, di fermare un po' la velocità che gli ospiti stanno dimostrando durante questo primo quarto. Per i tabellini hanno realizzato 2 punti Mauro Morri, 7 Secunda, 6 Čosić e 14 Washington per Rimini. Invece per gli ospiti Gilmour 13, Atruia 6, Boni 11 e Lockhart gli ultimi 2 punti finali. In questa breve pausa di 2 minuti diamo un'occhiata anche alla situazione palli nella VIP. Ce ne sono 2 a testa per Mauro Morri, Andrea Raschi ed Eric Washington, uno per Federico Molari. Nella Cordivari uno di Gilmore, 2 di Boni, 1 di Jan Lockhart, 2 personali per Pete Guarasci. La Cordivari è già pronta, mentre la VIP sta per ritornare sul parquet. È il momento della regola 3x2 che solo la di cui solo la Cordivari usufruisce, a 3 extracomunitari tesserati. Il tribunale di Giulianova ha dato l'opportunità a Roseto di poter tesserare Jeff Shepard, ex Treviso. La federazione ha messo il veto, possono giocare solamente 2 extracomunitari alla volta per la Cordivari, quindi quando entra Shepard o esce Gilmore o esce Lockhart, in questo caso è fuori Lockhart. Per la VIP il quintetto schierato sono i 4 di partenza di inizio gara più Andrea Vitale, Morri pesca Vitale, buona la palla per Glenn Secunda che si va a prendere un fallo. In campo Shepard insieme ad Atruia e Gilmore, Pete Guarasci e Francesco Foiera. Prende bene posizione Mori che poi recupera il pallone, può andare a realizzare da sotto. Quarto punto personale. Adesso vediamo un po' chi sarà la prima azione offensiva della formazione di Roseto. Washington è passato, visto che non c'è Boni, su Atruia. Morri cura Gilmore, che gli tira in faccia e via con la tripla. Ha già 16 punti Gilmore. Secunda perde palla, possibilità di spingere il contropiede per la Cordivari, ancora Gilmore. Signori, che partita, che giocatore. Cordivari torna più 6, Secunda lo beffa al ferro, a rimbalzo c'è il fallo di Stefan Čosić. Doppio cambio per la VIP, fuori Vitale e Čosić, dentro Molari e Joy Boy.
blocco monumentale di Guarash, un altro capitolo per Stefano Truia. E la Cordivari tenta di dare la prima spallata alla gara, 40 Roseto, 31 VIP, a 8-18 dalla pausa per il tè. Washington va anche la sua. Washington questa sera spettacolare. Sì, ho visto solo Pesaro gli ultimi due quarti di gara, che ha giocato in una maniera così superba, veramente bravo questa sera il Riminese. Si prova con la zona, la VIP, a Truia forza, l'ultimo tocco della difesa riminese, quindi 5 secondi per concludere il gioco d'attacco a disposizione della formazione di Roseto. Questa volta non poteva entrare il tiro di Gilmore. Ci prova Morri, il frontale dai 6-25. 6-0, targato Washington, Morri, e VIP ancora lì a rintuzzare, tentativo di fuga di Roseto. Rimane passata a uomo, a Truia libero, la stoppone spettacoloso di Eric Washington su a Truia. Filmelillo chiede il cambio e minuto di sospensione, dai dei gran calci al sponsor posizionati di fronte alla sua panchina. Non è contento dell'ultimo minuto di gioco della sua Cordivari. Fatto sta che Rimini è rientrata subito a un canestro dalla Cordivari. Simone, la partita comunque altamente spettacolare, dove stanno vincendo gli attacchi sulle difese. Sì, è una partita veramente bella. Difese sono sempre messe sotto pressione, i continui capovolgimenti di fronte, veramente una partita bella. Tra l'altro l'impatto di Jeff Shepard in questo secondo quarto è stato praticamente nullo, e Phil Melillo ha deciso di rigettare sul parquet Mario Boni e togliere proprio Stefano Truia. Si riparte con 8 secondi a disposizione della Cordivari in zona d'attacco. Riceve Boni, spara subito il bombone che è corto, il rimbalzo di Bird che può andare in contropiede con Eric Washington che non azzarda la penetrazione. Quindi 17 secondi per giocare contro la difesa schierata della Cordivari. Mori, una buona penetrazione contro Shepard, la bomba di Molari. Ed è parità. La VIP sta giocando una grande gara, una gara di orgoglio, soprattutto di orgoglio, oltre che ovviamente di classe per i giocatori che ha a disposizione. 40 pari, Shepard va in penetrazione, lo scarico per Charlie Foyera. Molari è marcato da Mario Boni che ha due falli. Melillo ha deciso di metterlo sulle tracce del giocatore teoricamente meno pericoloso. Washington contro Shepard, cerca il numero e poi va a correggere in tappino volante. 19 punti di Eric Washington in esattamente 14 minuti. Partita incredibile di Eric Mori Washington. Speriamo che sia la volta buona che il ragazzo del Mississippi si sblocchi. Terzo fallo. Terzo personale appunto di Mauro Morri, entra al secondo che si era preso una pausetta in panchina. Gilmore contro Washington, cerca di ricevere e lo fa. Mario Boni contro Molari. Tiro corto, rimbalzo ancora di Mario Boni che va a inventare un canestro incredibile e a prendersi il palo centro area di Stefan Čosić. Altro time out, questa volta speso da Gian Piero Ticchi.
È chiaro che Federico Molari paga con l'inesperienza il duello contro Mario Boni, perché in questa situazione, sul tentativo corto del giocatore toscano, Federico si è letteralmente dimenticato di fare taglia fuori. Si è andato a creare quindi un'altra buona opportunità. Qualche corretto contro Mario Boni fa inferocire la curva rosetana. Un tifo molto corretto quello di Roseto, perché a parte i primi 15 proprio davanti al plexiglass, gli altri tifano con grande calma e tranquillità la propria squadra. Si riprende a giocare con l'addizionale a disposizione di Super Mario Boni a 5:45 dal termine del primo tempo. Possibilità quindi per la Cordivari di arrivare ancora a più 3. Cordivari sul 14° punto di Mario Boni, 42 vite. Corraschi in palleggio. Secondo eseguito da Shepard, sale e riceve Stefan Ćosić. Sta difendendo molto forte sul perimetro la Cordivari, prova la tripla, Washington, rimbalzo buono di Stefan Ćosić. Qui ci starebbe anche un antisportivo, perché Francesco Foiera non ha assolutamente guardato il pallone, ma ha semplicemente cercato di mandare in lunetta il centro rumeno dalla VIP. Primo personale per Charlie Foiera, cambio per la Cordivari. Esce proprio il giocatore ex Cesena, Imola e Varese, insieme a George Gilmore, che dopo un primo quarto spaziale è un po' calato, sono entrati Jan Lockhart e Stefano Truia. E questa è la classica situazione in cui Phil Melillo si trova costretto a togliere un americano, un extracomunitario, anche con Shepard in campo. O Gilmore o Lockhart. Ćosić confeziona un 2 su 2 nella linea della carità. C'è l'aiuto di Ćosić su Shepard, diceva Truia, marcato da Raschi. Lo salta sul primo passo, c'è l'aiuto difensivo di Washington, lo scarico eccezionale per Shepard, tocca Eric, rimbalzo Bird. Eric vuole Glenn seconda, Lockhart lo bracca, ancora seconda, la palla per Raschi, 12 secondi per andare al tiro. Washington contro Shepard, il tocco della guardia della Cordivari, 7 secondi per concludere l'azione a disposizione della Vita. Rinvio di Boni, c'è il fallo di Shepard che tratteneva Eric Washington, è proprio adesso il secondo personale del giocatore ex Treviso, rimesso dal fondo perché la Cordivari non ha ancora esaurito il bonus, come d'altronde anche la VIP, 3 falli di squadra a testa, 24 ancora a disposizione di Rimini. Ćosić, la palla a centro area per Joey Bird, gran bel movimento di Joey Bird ed è sorpasso VIP, 46-45, finalmente Rimini ha messo la testa avanti dopo una lunga rincorsa. Sì, finalmente dopo una lunga rincorsa è riuscita, sta giocando veramente bene, sta facendo buona difesa nonostante questi 2 punti di Boni, comunque è riuscita a recuperare meritatamente e ora vedremo cosa combinerà nel finale di questo secondo quarto. E finalmente la coppia in grigio si decide a fischiare un contatto sotto i tabelloni, il fallo di Lockhart, mentre Boni comincia col suo solito rullo con i direttori di gara. Boni è un grande giocatore e anche molto intelligente, è stato giocatore di esperienza e di grande carisma, cerca di condizionare la coppia in grigio, seconda in lunetta. Lock
Burkhardt ha commesso il suo secondo fallo, la palla esce, peccato, Čosić non controlla il rimbalzo. E siamo ancora in parità, 47-47, a 4 primi e 6 secondi dal termine del primo tempo. E Stefano Truia a condurre le danze in attacco per la Cordivari. Washington cerca di uscire dai numerosi blocchi che l'attacco, grande stoppata di Eric, la palla purtroppo finisce nelle mani di Lockhart che sbaglia, rimbalzo nelle mani di Čosić. Rimini sta giocando una partita di grande intensità. Raschi vuole seconda, manda via Washington, vuole sfruttare il mismatch contro Stefano Truia, cerca di avvicinarsi a canestro, l'errore al tiro, rimbalzo di Pete Guarasch. Truia vola in penetrazione, spacca la difesa, l'errore al tiro, il rimbalzo in attacco di Jan Lockhart, c'è il fallo di seconda, primo personale per il capitano della VIP. Esaurito il bonus quindi anche per la VIP come in precedenza per la Cordivari. Cambio VIP, cambio tattico, esce il centro Stefan Čosić, entra una guardia Federico Molari. E ci sono le Bahamas in lunetta, sbaglia il primo Jan Lockhart. 0-2, rimbalzo recuperato da Washington e Raschi. Raschi va in penetrazione, grande Andrea, fortunatissimo, poi c'è il rimbalzo di Joy Bird che costringe al fallo, se non andiamo errati, ancora Jan Lockhart. Fallo di Guarasci ed è il terzo fallo per il giocatore canadese a disposizione di Phil Melil. Joy Bird in lunetta mentre Melillo ha messo sul cubo dei cambi George Gilmore, quindi dovrebbe uscire Shepard, autore di una prestazione inutile fino a questo momento. Washington può sparare la tripla, è lunga, rimbalza Lockhart, ora lo spazio Eric che probabilmente ha sbagliato il tiro più facile della serata. Comunque sia, nulla da dire sulla prestazione di Washington fino a questo momento. Ancora Boni che sportella lo stoppone ancora di Washington e la difesa VIP, soprattutto Eric Washington, sta giocando una partita estremamente positiva. Poi Lockhart ha dato spendere il terzo palo a centrocampo, Raschi, Andrea Lunetta, 2:46 dalla fine del primo tempo sul più uno per la VIP. Simone, Roseto sta facendo bene con gli esterni ma i due lunghi gravati di falle, quindi questo per la Cordivari può essere un problema. Sì, senz'altro un problema. Washington che all'inizio non era partita molto bene in marcatura su Boni e ora si sta riprendendo, sta tenendo a bada nel migliore dei modi. Vedremo cosa sarà il proseguo della gara. Raschi dalla lunetta spinge al massimo vantaggio la VIP di coach Giampiero Ticchi, 50-47, a 2:40 dal termine del primo tempo. Riceve Truia, marca Molari. Secondo la coppia in grigio, Federico commette fallo proprio sul tentativo di penetrazione del numero 10 della Cordivari, secondo personale di Molari. Ci saranno quindi due tiri a disposizione di Stefano Truia. E dopo aver iniziato la stagione con la Deco Milano si è trasferito in Abruzzo. Due su due anche per lui. Va in doppia cifra anche Stefano Truia, 11 punti. Andrea Raschi, rimbalzo in cielo di Joy Bird, il tocco era di Altruia. Secondo noi perlomeno era di Altruia, ma gli arbitri sono più vicini. In campo un altro uomo per Phil Melil, è entrato il quarantenne Pace Mannion,
giocatore che dà qualità, ha fatto una grande penetrazione di Ottoni. Ed è sorpasso Cordivari. Molari va a prendersi un fallo di Ottoni. Il primo fallo. In lunetta Federico Molari. Giampiero Ticchi chiama in panca a riposare Eric Washington, che ha giocato fino a questo momento una gara impressionante. Ha messo sul parquet ancora Andrea Vitale. Intanto Molari è beffato dal ferro sul primo personale, il secondo va, è ancora perfetta perità sul quarto punto di Federico Molari. A 1.48 dalla fine del secondo quarto, 51-51. E Gilmore in zona d'attacco, vuole l'uno contro uno, la penetrazione, non trova lo spazio per il tiro, ancora lui. Va una buona palla a Foira, la veloce di Joy Bird, che gasa a tutti i tifosi della VIP. Rosetto a 7 secondi su questa grande azione difensiva di Joy Bird per concludere. Gilmore rischia l'anticipo, è libero, può andare in uno contro uno. Buona la penetrazione del playmaker che arriva a quota 20. Raschi, possibilità della penetrazione dal fondo. Pace Mannion va a fare una grande giocata difensiva, anche se probabilmente nel contatto se n'è andato anche un pezzo di braccio di Joy Bird. Quindi da due punti quasi sicuri per la VIP si passa a una rimessa dal fondo. Poi coach Ticchi ha qualcosa da dire alla coppia in grigio, viene catechizzato a una maggiore calma. Vitale per Washington, per seconda, riceve frontale Molari, buona la palla per Glenn Secunda, il tiro non ne vuole sapere di entrare. Bird tenta di recuperare, c'è la possibilità di andare in contropiede di Stefano Trui, fa un gran numerillo, c'è il fallo di Raschi. Terzo anche per lui. Tiri liberi quindi a disposizione di Stefano Truia, e se la Cordivari ha problemi con i lunghi, la VIP ce l'ha con i due playmaker, perché sia Mauro Morri che Andrea Raschi sono gravati di tre personali. Manca ancora un minuto al termine del secondo quarto, la partita quindi è ancora lunga. 15 per Truia, più 4 Cordivari, 55-51. Di Foiera su Joy Bird, classica trattenuta calcistica centro area, due personali quindi a disposizione di Joy Bird. Su 2, 5 punti per Joy, 46 secondi ancora da giocare. Gilmore spacca la difesa in due, gli aiuti difensivi si vanno a far benedire. Due punti facili per Roseto. Vitale tenta lo scarico, la palla termina sul petto di Atruia, quindi 10 secondi ancora nelle mani della VIP per quella che potrebbe essere l'ultima azione offensiva di questo primo tempo. Recupera in qualche modo Joy Bird, buon gioco 2 con Glenn Secunda che confeziona due punti importanti e va in doppia cifra. Anche Glenn, il capitano, è a 10, meno 2.
C'è la zona della VIP sull'ultimo attacco della Cordivari. Pattruia si prende un buon tiro, confeziona due punti proprio sulla sirena. Si conclude il primo tempo sul 59 Cordivari, 55 VIP. Simone, per il momento una gran bella partita. Partita bellissima, davvero grandi numeri in campo quest'oggi, soprattutto la velocità che ha dato alla gara una grande vivacità. E ora vedremo se questo ritmo sarà mantenuto anche nei secondi quarti di gara, anche se sarà piuttosto difficile visto i ritmi di gioco dei primi due quarti. Per i punti hanno segnato Mauro Morri 7, Secunda 10, Raschi 2, Ciosic 8, Washington 19, Bird 5, Molari 4. Per Cordivari Roseto, Girmord 22 punti, che ha segnato veramente tanto se si pensa che la sua media è di 16 punti a partita, quindi già durante i due primi quarti ha superato di gran lunga la sua media. Poi Atruia 17, Boni 16, Lockhart 2 e Foiera 2. A voi tutti arrivederci, a presto per i secondi quarti di gara. Dai quintetti per la Cordivari, che si gioca il primo possesso: Giorgio Gilmore, Stefano Truia, Mario Boni, Jan Lockhart e Pitt e Gerben Van Dorn. Primo canestro è per la VIP. Morri Washington, Ciosic Secunda e Federico Molari. Prova Mauro Morri, il rimbalzo è di Lockhart. Morri prende un colpo al gomito nella ricaduta. Il gioco è stato fermato. Una partita che si preannuncia sulla falsariga dei primi 20 minuti in questo secondo tempo, con la Cordivari che sicuramente tenterà subito di dare una spallata importante a questa sfida. Tenterà di subito di cercare di trovare un vantaggio che poi tenterà di amministrare nel finale. Ora c'è una palla persa e riparte Rimini con Mauro Morri. Morri ha tentato l'assist no look per Van Dorp, nome da ciclista, Gerben Van Dorp. La tripla di Secunda si infrange sul ferro. Gilmore è già volato, lo scarico per Atruia. Il ferro lo punisce il fallo di Lockhart. Ed è il quarto, le cose si mettono male per il giocatore Bahamens, il quarto personale. È pronto in panca ad entrare Pete Guarasci. Van Dorp è stato messo sulle piste di Glenn Secondo. Palla in angolo per Washington, la sospensione di Eric che riprende il lavoro come lo aveva terminato nei primi 20 minuti di gioco. Rimini torna a meno 4. Un paio di blocchi per liberare Mario Boni, che può andare in penetrazione di sinistro. È stato addirittura triplicato Mario Boni. C'è il fallo di Stefan Ciosic.
momento personale per Stefano. Gilmore fa schierare il compagno, vuole l'uno contro uno, poi spara un bengala devastante per la difesa della VIP. Il 25esimo punto di Gilmore spinge la Cordivaria più 7. Čosić ha la possibilità di giocare uno contro uno, lo chiude bene, la palla torna fuori per la tripla di Washington forzata, rimbalza Boni. Ancora Gilmore che vuol far pagare tutta l'inesperienza a Molari. Van Dorp viene beffato, rimbalzo Stefan Čosić. Molari può andare in penetrazione, ha anche la possibilità dello scarico, si prende due buoni punti Federico Molari, un po' di ossigeno. C'è qualcosa che non va per la coppia inglese, non erano partiti i 24 secondi. Si ricomincia a giocare con George Gilmore in palleggio, cioè Mario Boni va subito alla tripla. VIP tenta di rimanere in partita, ma la Cordivaria sta giocando un match incredibile. Sì, sta giocando veramente bene, entrano tutti i tiri, vuole appunto tentare l'allungo, ma Rimini sta in qualche modo tenendo il tentativo di fuga della Cordivaria. Ancora una forzatura che però diventano due punti per Super Mario, che ha gli occhi di tigre in questo momento. Le panciate fra Guarasci e Čosić. Il fallo è di Guarasci, è il quarto fallo che per lui ai due lunghi titolari Phil Melillo, gravati di quattro falli. Esce Molari, entra Raschi nella VIP, quindi bisogna cercare di lavorare più palloni possibile per Stefan Čosić per incominciare a escludere. Mamma mia, cosa si rischia di perdere palla, alla fine succede, il tiro è corto, una bruttissima rimessa. Cordivari, possibilità di andare a più 10. Razzo, Gilmore, il tappin di Guarasci sulla testa di Andrea Raschi, fa pagare l'aiuto difensivo di Čosić. Van Dorp resta sui pedali. Cordivaria più 10, 71-61, 5-59 dal termine del terzo quarto di gioco. Pal Flaminio in questo anticipo televisivo fra VIP e Cordivaria Roseto. La palla fuori per Washington, nello spazio per il tiro. Niente, il gioco 2 con Čosić. La palla difficilissima da controllare, la recupera Boni. È il momento del time out per Kostic. La difesa di Roseto si è stretta, Rimini fatica tantissimo a trovare linee di passaggio pulite e conclusioni coi piedi per terra, deve faticare tantissimo. C'è il fallo di Čosić intanto sulla penetrazione di Atruia. Quarto fallo anche per Stefan. E time out richiesto dalla VIP. Roseto ci prova, Rimini deve stringere i denti perché altrimenti rischia di vedersi sfuggire la partita di mano. Esattamente, deve stare più concentrata Rimini. Per ora Roseto, la squadra di Roseto sta premiando i suoi tanti tifosi venuti qui al Pala Flaminio, giocando una partita eccellente sia in difesa che in attacco. E probabilmente Ticchi manderà sul parquet Joey Bird per accomodare sul pino
Stefan Zosic. Il rumeno è il primo uomo della VIP ad essere gravato di 4 falli. Della Cordivare ci sono Jan Lockhart e Pete Guarasch. E Zosic infatti si va a sedere in panchina ed è entrato Joey Baird. Cordivare e Rosetti in zona d'attacco, riceve George Gilmore. Blocco di Van Dorp falloso, personale invece viene fischiato ad Eric Washington. Terzo personale anche per lui. E ancora gli abruzzesi in attacco. Riceve Truia. Buon gioco a due con Pete Guarasci. Verde non controlla il rimbalzo. E ancora 24 secondi a disposizione della Cordivari. Gilmore contro Morri. Riceve a Truia, finalmente si decidono a fischiare il fallo sul blocco irregolare a Van Dorp. Era già almeno il terzo blocco portato in maniera irregolare. Comunque sì, la Cordivari esaurisce il bonus a 4.59 dal termine del terzo quarto. Avanti di 10, Rosetto 71-61, buon passaggio lob per Joey Baird che rischia di sbagliare un canestro già fatto. Ancora Truia e Boni lavorano sui blocchi per liberarsi, poter sparare dall'arco. Boni vuole la penetrazione, Washington deve stare attento a non rischiare il quarto fallo. Si lotta al rimbalzo, la palla alla fine nelle mani di Washington. Lo spinge il contropiede, Andrea Raschi. La palla per Joey Baird, l'anticipo falloso di Gerben Van Dorp. Washington con la stoppata precedente ha già confezionato 4 palloni restituiti al mittente. Doppio cambio per la Cordivari, fuori Van Dorp e Guarasci, dentro il mormone Pace Mannion e Jan Lockhart. Quindi Phil Melillo alterna i suoi due lunghi titolari gravati di 4 palli. Joey Baird sbaglia il primo personale. Uno su due per Joey. E un piccolo recuperino, Rimini l'ha fatto. È a meno 7. 71 Cordivari, 64 VIP. 4-12. Alla fine del terzo quarto lo spazio per George Gilmore. E non amen, Rosetto ancora più 10. Washington contro Boni, c'è un po' di hand checking non tutelato. Seconda spalla canestro, non trova lo spazio. Buona la penetrazione di Raschi, ruba palla a Rosetto, fa confusione anche la Cordivari, c'è lo sfondo di Atruia. Simone, partita durissima, Rimini fatica tantissimo a recuperare qualche punto e Gilmore dall'arco respinge tutti i tentativi dalla VIP di rientrare perlomeno sotto 10 punti di svantaggio. Gilmore, castigatore della VIP, infatti ha realizzato ben 28 punti, sta veramente facendo soffrire la difesa di Rimini che nulla può contro le giocate di questo grandissimo play. È chiaro che Rimini deve trovare qualche soluzione sul perimetro perché il
Gilmore è stato immarcabile, ma nei pochi momenti di pausa il playmaker americano della Cordivari, sia Mario Boni che Stefano Trui, hanno fatto male la difesa dei biancorossi. Mentre la Cordivari in difesa è riuscita tutto sommato a limitare abbastanza bene la pericolosità di Glenn Secunda, è ancora fermo a 10 punti. E anche Washington, dopo un grande primo tempo, nel terzo quarto ha realizzato solo 2 punti. Frutto di una maggiore attenzione difensiva della formazione abruzzese. Secunda può andare in penetrazione, lo scarico per Morri, non si capiscono i due, un'altra palla persa. Penetrazione, lo scarico per Atruia di Gilmore, grande il movimento come la veloce di Joy Bird. Morri non riesce a recuperare, la Cordivari ha 9 secondi a disposizione per concludere l'azione, quindi grande concentrazione, grande mentalità difensiva per la VIP. Ancora Gilmore contro Morri, la palla per Atruia, la tripla. Anche per Atruia, più 13 Cordivari, sta incominciando ad assumere proporzioni rilevanti il vantaggio della Cordivari. Joy Bird va a catturare un gran rimbalzo, poi alla fine Washington tap-in. Gilmore, Boni, la tripla è corta, rimbalzo Morri. Palla per Washington, gioca 2 con Secunda, c'è il fallo di Pace Manning. England Secunda andrà in lunetta. Cammina nervosamente davanti alla propria panchina, ma chiaramente la Cordivari in una serata magica, quindi sarà durissima sino in fondo. Secunda fa 1 punto dalla linea dei liberi e si torna a meno 10, 77 Cordivari, 67 VIP, 2-0-6 al termine del terzo quarto. Boni, questo è il classico momento in cui la VIP non deve mollare, non si deve demoralizzare, perché Rosetto ogni volta che tenta una conclusione fa canestro. Morri gli risponde subito bene in faccia. Ma in doppia cifra, Rimini deve stare con la testa nella partita perché il match è ancora lungo e 10 punti non sono irrecuperabili, a meno che Rosetto non continui a far canestro tirando anche con gli occhi bendati. Atruia batte e scarica per Lockhart, la stoppata di Joy Bird, l'ultimo tocco di Lockhart. Rimini recupera palla. Anticipo di Boni su Joy Bird. Boni che richiama all'ordine i compagni. Staffetta su Secunda, il momento di Pace Manion. Morri è un po' disattento, rischia di perdere palla, riceve Washington, marcato da Gilmore, buon passo, arresto e tiro, conclusione corta, poi si va a prendere il rimbalzo, lo scarico è per Joy Bird, la palla torna fuori, Raschi deve tirare, tripla non va, ancora Washington che lotta come leone, si va a catturare un gran rimbalzo, gli arbitri non fischiano assolutamente niente e danno la palla alla Cordivari, è incredibile. Incredibile come questa azione su almeno 148 contatti gli arbitri non abbiano fischiato niente, né da una parte né dall'altra. Sì, davvero strano, gli arbitri non stanno arbitrando nel miglior modo,
peccato perché la gara è molto bella, anche se la velocità li mette in difficoltà dovrebbero stare certamente più attenti. Altrui lo scarico per Lockhart, gli viene fischiato un'infrazione di passi che onestamente non ti sembrava avesse commesso Jan Lock, sembrava più un arresto a due tempi. Si scalda il Flaminio, tutta la parte riminese. 33 secondi per chiudere questo terzo quarto. L'anticipo di Mannion recupera seconda e finalmente ce l'abbiamo fatta. Il bello è che Mario Boglia ha anche il coraggio di chiedere l'infrazione di passi. C'è il palo di Shepard, terzo personale. Fuori Lockhart, dentro Gilmore nella Cordivari, Glenn seconda in lunetta, 27 secondi dal termine del terzo quarto, con la sua formazione a meno 10. Per seconda, 80 Cordivari, 72 VIP, qui bisogna difendere bene su questa probabile ultima azione del terzo quarto della Cordivari. Vince Mannion chiede di ragionare al suo playmaker, probabilmente si chiuderà con un 1-1 di Gilmore contro Morri. Vuole la tripla, Gilmore la trova, però la respinge, 4 secondi, Rimini può andare a tirare. Morri ci prova da centrocampo, finisce 80-72 il terzo quarto. Cordivari sempre avanti, ma VIP molto molto generosa, vuole tentare di vincere questa gara sino in fondo. Se la sta mettendo tutta Rimini, tenta sia in difesa di contrastare i giocatori di Roseto, sia in attacco delle soluzioni ottimali per la conclusione. Certo è che tutte le volte che riesce a fare un passo per raggiungere Roseto, da tre, Gilmore, Truia o qualche altro mettono tiri pesanti che respingono indietro Rimini. Per i top scorers hanno segnato Eric Washington con 23 punti, e Glenn Secunda 13 e Chos di 10, insieme a Morrison in doppia cifra. Poi abbiamo per gli ospiti di Roseto Gilmore 28 e Atruia 20, Boni 24, sempre questi sono gli uomini invece di Roseto in doppia tripla. Quindi le tre guardie, i tre esterni della Cordivari hanno già confezionato un ventello, con Gilmore autentico protagonista di questo match, e quasi a 30, poi a Truia e Boni. Gli altri compagni della Cordivari hanno raccattato qualche puntarello in qua e in là, dato di fatto che la Cordivari è una grande squadra, e lo sta dimostrando anche questa pomeriggio qua la Flaminio contro la VIP che sta dando tutto, ma Roseto ha dimostrato di meritare ampiamente il posto, la posizione che occupa alle spalle delle due bolognesi. Si riprende a giocare, ci saranno adesso quindi 10 minuti decisivi del match. La VIP schiera Mauro Morri, Eric Washington, Joey Berg, Glenn Secunda e Andrea Raschi. La Cordivari decide di tenere in panca nel 3x2 Jan Lockhart, schiera al fianco di George Gilmore, Jeff Shepard. Palla alzata malissimo, insieme a Pace Mannion, Mario Boni e Pete Guarasci, quindi in pratica recupera Rimini. La Cordivari gioca con quattro guardie e un centro, quintetto rapido, veloce, pericolosissimo dal perimetro. Joey Bird tira lungo, rimbalzo Mannion,
palle per Guarash. Vuole l'uno contro uno contro Joey Bird, si pianta, rimbalza secondo. Buona difesa di Bird. Ancora Morrick, va in un'ottima penetrazione. La palla viene data a Rimini, onestamente o era fallo difesa Cordivari o era palla recuperata per Roseto. 15 secondi, seconda, il fallo di Sheppard che si appoggia, è il quarto fallo per Jeff Sheppard, il primo personale di squadra in questo ultimo quarto. Si riprende con seconda, braccato da Magnon, la palla per Washington, il canestro non è valido, gli viene fischiata da Derek Washington, un'infrazione di passi. Stranamente dopo tre quarti a mille è passato un minuto del quarto quarto, nessuna delle due formazioni ha realizzato. Boni vuole la penetrazione, arresto e tiro, la palombella, il tap-in doppio di Guarash. Ed è ancora più 10 Cordivari. Diceva Bird, si libera seconda, ancora contro Magnon, la palla dentro per Joey Bird. Il fallo della difesa Cordivari dovrebbe essere il quinto di Pete Guarashi, primo uomo a uscire per falli. Guarashi si accomoda in panchina, ecco ancora il cambio tattico per Phil Melillo, entrano Attruia e Lockhart, esce insieme a Guarashi Jeff Sheppard. Morri può tentare la tripla, il razzo di Mauro Morri a 8-29 dalla fine di una gara intensissima. Doppio blocco per liberare Mario Boni, per uno contro uno Lockhart, ancora Boni fa l'ariete e realizza. Washington contro Boni, riceve Morri, passaggio a lob troppo alto per Glenn Sequoia. Simone, se non si bloccano i piccoli di Roseto difficilmente la VIP può venire a capo di questa partita. Esattamente, i piccoli di Roseto stanno veramente mettendo in difficoltà Rimini, non riesce a controllarli, penetrano oppure si liberano per i tiri da tre che quasi sempre entrano come in questa occasione. 24 secondi di grande difesa per la VIP e Gilmore la punisce sui 24, sulla sirena dei 24. Altro passaggio lob per Joey Bird, canestro e fallo. C'è il secondo fallo di Gilmore, ma il problema non è il secondo fallo di Gilmore, sono i 31 punti che ha realizzato fino a questo momento. Quindi Roseto chiama minuto di sospensione a 7-17 dalla fine sul punteggio di 87 Cordivari, 77 VIP. Guardare il tabellone, viene la pelle d'oca, George Gilmore 31, Stefano Truia 20, Mario Boni 26. Mentre Rimini ha 4 uomini in doppia cifra. E sono Morri e seconda con 13, Washington con 23 e Bird con 10. E le statistiche al termine del terzo quarto,
parlano ancora a favore dell'accordo di Bari, che ha il 57% dal campo, frutto di un 56 da 2 punti, 18 su 32, quindi un 58 da 3, 11 su 19, un 4 su 6 a testa per Gilmore e Attruia, e un 3 su 5 di Boni. Per Rimini al 53% da 2 e il 39 da 3. Rimbiato, 8 stoppate, 4 di Washington, 3 di Bird. E avanti nei rimbalzi, ma indietro nel punteggio. Undicesimo punto di Bird, Rimini ancora sotto di 9, 7 primi, 9 secondi dalla fine, con George Gilmore a far impazzire Mauro Morri. Rischia di perdere palle, in angolo Mannion, un'altra tripla. Questa volta c'è l'errore, il tappino volante, un altro rimbalzo di Gilmore. Spende un fallo Joy Bird. Anche se la manona del ragazzo della Virginia era appoggiata sul pallone, ha spostato con il corpo, infatti il fallo viene fischiato a Mauro Mori, il quarto personale. Due tiri liberi quindi a disposizione di Ian Lockhart. Su due anche per il Bahamens. È pronto sul cubo dei cambi Stefan Čosić. Secondo e Mori non si capiscono, un altro recupero per la Cordivari. Con questa palla in zona d'attacco Mario Boni che la rischia di perderla. 6 per andare al tiro, ancora Gilmore, la tripla non va, rimbalzo lungo catturato da Raschi, ma è 1 contro 4, attende lo schieramento dei compagni. Mori prende bene il campo, da un attimo scarico per la tripla di Raschi. Partita ancora aperta, questa può essere una giocata chiave per Rimini perché rischiava di andare a meno 13 e adesso a meno 8. Sì, importante la bomba di Raschi, sarà soprattutto importante ora sperare di non farsi infilare di nuovo con una bomba dai giocatori di Roseto, che comunque conquistano 2 punti che sono anch'essi molto pesanti. Boni fa pagare l'aiuto difensivo scaricando, un grande assist per Ian Lockhart, un altro time out speso questa volta dalla VIP, 5.46 dal termine di questa splendida esibizione al Flaminio di Cordivari e VIP. Il pubblico di Roseto canta perché capisce che i propri beniamini stanno tenendo in mano un match che obiettivamente fino a questo momento stanno abbondantemente meritando, anche se c'è da sottolineare che Rimini sta tentando il tutto per tutto e sta giocando con grande intensità. Certo che a inizio stagione, se qualcuno avesse scommesso su un accordo di Bari così forte, nessuno avrebbe accettato la scommessa, perché non si pensava che Roseto potesse fare così tanto bene. Invece i fatti hanno fino a questo momento detto che Roseto è una grande realtà. Roseto effettivamente ha degli ottimi giocatori, ha costruito una squadra veramente forte ed è stata premiata ottenendo questi grandi risultati che fanno sì che sia nelle zone alte della classifica. Intanto Čosić, tap in di Stefan Čosić, riporta meno 8 la VIP, 91-83 Cordivari, con il risultato che ha un po' rallentato il ritmo. Ancora Boni che lavora per ricevere, lo segue come un'ombra Eric Washington, a rischio di quarto fallo. Proprio questo è avvenuto, il quarto fallo di Eric Washington che tentava di bloccare il primo passo in penetrazione di Mario Boni. C'è un cambio per
d'accordo i vari, alza il quintetto Phil Melillo mettendo a sedere Paceman e buttando sul parquet Charlie Foyer. La VIP fa la cosa apposta, esce Bird, entra che in 4, ci dovrebbe essere allo sfondo di Boni, ma ovviamente Boni è tutelato. Dicevamo esce, è uscito un lungo, Joey Bird, è entrato un playmaker, Mauro Morri. Altro cambio, dentro subito Magnon per Foiera. Melillo ha adeguato il quintetto subito dopo il cambio di Kostic. Comunque sia, Cordivari avanti a 5 primi dal termine. Possesso palla, Truia contro Raschi. La VIP esaurisce il bonus e il quarto fallo di Andrea Raschi. Altro cambio, entra Joey Bear proprio per Andrea. E Phil Melillo fa la stessa cosa, fuori probabilmente Pace Bagnon e dentro Charlie Foiera. La Truia non riesce a bruciare sul primo passo che nel secondo. Situazione abbastanza particolare. Boni contro Washington, prova a metterlo a sedere, lo scarico per Lockhart, il tiro è corto, il rimbalzo di Čosić, può spingere seconda, la palla fuori Joey Bird, il canestro è valido. 13° punto di Joey Bird, splendido contropiede della VIP, 91-85 Cordivari, è il momento di stringere i denti per la formazione biancorossa. Lockhart si posiziona per giocare in pick and roll con George Gilmore. Gilmore decide di prendere la strada personale, dell'azione personale. Si alza, spara un'altra tripla. Viene beffato Čosić, l'ultimo tocco è di Jan Lockhart. E tutto il pubblico di Fede Riminese in piedi ad incitare la formazione di Coggia Piero Tichi, che non guarda l'evolversi del gioco. Cammina nervosamente davanti alla propria panchina, riceve Washington, seconda, può andare in penetrazione, prende un fallo, Glenn Secunda, un fallo pesante, e potrà andarsene in lunetta con due tiri liberi. C'è il terzo fallo di Stefano Truia. La VIP sta cercando di produrre lo sforzo più importante in questo match. 3.55 alla fine, 91 Cordivari, 85 VIP, Glenn Secunda in lunetta. Due dalla linea della carità per Glenn Secunda, il capitano della VIP porta a meno 4. La VIP. Ed è bellissimo vedere sia Kostic che la sua assistente Lanfranco Giordani che il preparatore atletico Lorenzo Giannetti incitare la squadra. Un altro fallo, questa volta per Joey Bird, il suo primo personale, il classico fallo di tutela per Mario Boni, che da grande giocatore qual è non ne avrebbe assolutamente bisogno, ma tanto si sa, i giocatori di questo calibro in certe situazioni vengono sempre tutelati. Questo nulla toglie al merito di un grande campione come Mario Boni. Si può arrivare a 28 punti personali. E così la Cordivari si schioda da quota 91 a 3.35 dalla fine. Eric Washington spalle canestro, può andare uno contro uno, canestro non è valido perché c'è il fallo ancora di Stefano Truia sul movimento spalle a canestro di Eric Washington, il quarto personale che per lui. Eric andrà in lunetta, 3.33 dalla fine. Nulla è ancora deciso. Partita apertissima, vedremo come farà Washington che mette il primo dei due tiri liberi.
solamente 5 punti di distanza fra le due formazioni. Davvero partita stupenda, con il risultato in bilico fino all'ultimo istante. Entra anche il secondo di Washington. Ancora Vip a meno 4, Cordivari 93, Vip 89, George Gilmore supera centrocampo, seguito da Mauro Mori, riceve Truia, vuole ancora Gilmore, poi tenta di prendersi la conclusione dei tre punti, l'errore rimbalza Jay Bird, Washington sarebbe libero in contropiede che va a realizzare Eric Mori, Washington a 3-12 dalla fine, Rimini sta per completare l'aggancio, 93 Cordivari, 91 Vip, Rimini sta giocando un quarto da favo. Mori contro Washington, vuole la penetrazione, difende bene Washington, la penetrazione questa volta la prende Gilmore, la palla torna fuori per Boni, ci sarebbe il tocco di Joy Bird, ma prima del tocco di Joy Bird c'è il fallo e quindi ancora Mario Boni in lunetta, in due personali. Mentre tutto il Flaminio e la Bolgia, è bellissimo vedere Tony Dumas seduto qua accanto a noi che con una calma serafica mastica il suo chewing gum con questo look da corsaro nero. 2.49 alla fine, ancora Super Mario in lunetta e il rimbalzo cade nelle mani di Foiera, altri 24 secondi a disposizione della Cordivari a 2.42 dalla fine con Roseto più 3. Gilmore va in penetrazione, lo scarico dietro l'arco di 6.25 per Truia, 7 per tirare Boni, c'è l'aiuto di Čović, ancora Mario Boni, la forzatura e il canestro. Seconda è già dall'altra parte, il canestro non viene convalidato. C'è il fallo di Mario Boni, il terzo fallo di Super Mario. Quindi due personali a disposizione di Glenn Segundo. Non va il primo. Neanche il secondo, l'ultimo tocco di Lockhart, bravo Stefan Čović ad andare a raccattare dalla spazzatura un pallone che poi è terminato sulle mani del centro Bames della Cordivari. Rimini ancora possibilità di andare in attacco, riceve dietro l'arco di 6.25, Čović, ci prova Washington, il tiro è fuori, rimbalzo Foiera. 2.06 alla fine, Cordivari in attacco con più 5. 96-91, quindi potrebbe essere un'azione chiave. Se Roseto segna, Rimini sarà un passo dal baratro. Ancora Truia, un'altra tripla sui 24 secondi. Beh, è chiaro che se la Cordivari fa queste cose, vincere è quasi impossibile, perché è già la terza volta che realizzano sul lo scadere dei 24 secondi, questo qui è proprio un canestro trovato dalla fortuna, ma comunque una troia immarcabile, davvero bravo. Ora 8 punti di distanza, sono tornati 8 punti di distanza fra le due squadre, ancora non è detto nulla, 1 minuto e 48 da giocare, vedremo come sarà questo finale. Chiaramente oltre alla fortuna della Cordivari ci sono anche i meriti di una grande squadra che ha giocato una bellissima pallacanestro. Comunque se 1.48 alla fine, Cordivari 99, Vip 91, Rimini dovrà subito cercare il canestro, magari da tre, e poi spendere tutto quello che i giocatori hanno ancora in difesa.
Cordivari è un passo dalla quarta vittoria esterna stagionale. Buon riparto in palleggio, secondo si posiziona per la tripla, la palla la riceve Eric Washington, ancora seconda, va in penetrazione, c'è il tap-in di Joey Bird, 1.36, adesso Rimini chiaramente pressing a tutto campo, non viene fischiato niente neanche qua. Prima c'era un fallo di Morri, poi un'arietata di Mario Bode, comunque sia, la Cordivari in possesso palla, ancora Gilmore. Ma in uno contro uno lo scarico a centrocampo per Mario Boni. 3 secondi, vediamo se anche questa volta faranno canestro al termine dei 24. No. Rimbalzo di seconda e fallo di Lockhart. Quinto fallo di Jan Lockhart. 1-11 alla fine. Adesso è importantissimo che Glenn Secunda piazzi entrambi i liberi col gioco fermo a meno 1-11. Nel frattempo Phil Melillo ne vuol parlare sopra e chiede minuto di sospensione. Sul 99-93, chiaro che Rimini ha di fronte un mezzo miracolo, deve realizzare entrambi liberi, poi recuperare palla, fare canestro, è difficilissimo, però i ragazzi di Tichy hanno dimostrato di avere grande cuore questa sera. I ragazzi di Tichy sicuramente ce la metteranno tutta per tentare di ribaltare questa partita che sembrerebbe ormai persa, ma in realtà in basket possono succedere cose anche più difficili di queste. Si alza il coro contro la coppia inglese da parte dei tifosi rimini. Secondo loro autori di una prestazione non certo esaltante. Termina il time out, si riprende a giocare. I quintetti si stanno schierando sul parquet. Phil Melillo gettato nella mischia, Gerben Van Dorn. Glenn Secunda in lunetta con 2 tiri liberi di fondamentale importanza a 1-11 dalla sirena finale. Due su due per Glenn, 17 punti, 95 VIP, 99 Cordivari. Rimini pressione a tutto campo. Si tenta di recuperare un pallone di vitale importanza, Secunda commette infrazione su Gilmore, adesso inizia la saga dei tiri liberi. Chiaramente Rimini per cercare di recuperare deve fermare il tempo e mandare i giocatori della Cordivari in lunetta. Fino adesso sono stati tremendi. Due su due per George Gilmore, ancora più 6, Cordivari, Morri, Rimini perde palla, Boni riesce a lanciare in tuffo, in contropiede, Gilmore, c'è lo stoppone devastante di Secunda, questo è il recupero però per la Cordivari. A 46 secondi dalla fine, forse è il caso di provare a commettere fallo, Boni in palleggio contro Raschi. C'è lo scarico per Van Dorn, c'è lo sfondamento di Mario Boni. ...38 secondi alla fine, 101 Cordivari, 95 VIP. Rimini andrà subito al tiro rapido. È l'unica soluzione per tentare di recuperare. Raschi palleggia un po' troppo, bisogna tirare. Washington, la tripla lo beffa, rimbalzo Secunda, un altro fallo. A 25 secondi dalla sirena. Secunda andrà in ludetta con 2 personali. Tanto Mario Boni improvvisa uno spogliarello. Il
secondo, l'ultimo tocco di secondo. Peruzzetto il possesso. 22 alla fine con Bonic, slalomeggia. Ancora pallone in zona offensiva per la Cordivari. 16 secondi. Simone, gran bella partita, la Cordivari sta meritando di vincere questa gara che ha giocato, ha fornito una prestazione splendida. Dall'altra parte la VIP ha giocato una grande partita che senza un extracomunitario, non dimentichiamolo, è rimasta in gara fino alla fine. Rimini ha mainato bandiera. Resta il fatto che si è assistito a un grande anticipo televisivo sulla bomba di Ghilmo. Una grande partita da entrambe le parti e Rimini ha dimostrato di essere una formazione di grande cuore, di grande carattere. Grande cuore per Rimini, sì, ma ha meritato Roseto, come dicevi. È stata una partita che tutto sommato equilibrata, ma che gli uomini di Filmelillo hanno insomma ci hanno creduto forse di più, anche se naturalmente la differenza tecnica fra le due squadre, soprattutto come dicevi la